intanto la chiave di lettura che abbiamo voluto dare è quella, diciamo, improntata sul femminicidio, perché è improponibile che dopo quasi 5 secoli ancora oggi avvengano fatti del genere con la stessa efferatezza, e quindi nel ripercorrere ciò che è accaduto 460 anni fa abbiamo voluto rimarcare come in questi giorni accadono fatti del genere. Ma da un punto di vista sociale vorremmo che tutte le istituzioni preposte in tal senso, dalla famiglia alla scuola alle istituzioni in senso stretto, si prodighino maggiormente perché vadano a sensibilizzare opportunamente, perché fatti del genere non accadono più. Da un punto di vista prettamente storico abbiamo cercato di tirare fuori una verità che fino ad oggi era tramandata attraverso quello che raccontavano i contastorie e che già in passato era stata rilevata non coincideva con i fatti storici, e quindi la ricerca è servita anche a questo. Vabbè, su Laura Lanza abbiamo trovato tantissimi documenti che ci raccontano chi era Laura, quindi una donna forte, una donna indipendente che era, non era inusuale per quei tempi. Diciamo che oltre a lei abbiamo trovato tantissimi anche documenti su Ludovico, cosa che prima non avevamo e che adesso invece abbiamo anche un personaggio da raccontare, che non era quello scapestrato oppure il donnaiolo, ma bensì un uomo con le sue non mi viene la parola in questo momento, comunque era un uomo che era indipendente, ecco, da gestire anche i suoi beni e molte cose gliel'aveva già lasciato il padre anche nel testamento come erede universale, quindi il figlio che doveva portare avanti questo grande patrimonio. Sì, sono stati dei giorni basati sulla cultura e sulla storia delle nostro Ludovico Vernagallo, che con la scoperta di nuovi documenti si attinge che Ludovico Vernagallo era proprietario del feudo di Mucilebri e non solo, della Torre Ventimiglia, dove qui dentro sono stati stipulati molti contratti di lavoro e della sua vita giornaliera. La cosa importante che a noi appunto urge è far conoscere la storia del territorio di Montelepre, da ciò che siamo, da dove veniamo, perché conoscendo la storia sappiamo anche la vita di oggi, come mai la Torre Ventimiglia è qui, perché, chi ci viveva, e naturalmente mettiamo in lustro anche il nostro territorio. È stato ripreso tutto l'albero genealogico della famiglia Lanza, della famiglia La Grua e anche della famiglia del Vernagallo. Da lì abbiamo scoperto molti documenti dove si attesta che Laura era una donna indipendente dei suoi averi, anche il nostro Ludovico Vernagallo, che era un proprietario terriero e che sapeva gestire bene i propri affari, e della famiglia La Grua, che anche se avevano dei contenziosi economici, però arrancavano, come si suol dire. In questa location, Torre Ventimiglia, splendida, sempre a Montelepre, siamo oggi qua con l'associazione alla ricerca di Laura, l'associazione Ventimiglia, per un dibattito con dei documenti storici. Si sono posti dei quesiti, degli interrogativi che spero che saranno quanto prima messi in evidenza e sviluppati. È una bella iniziativa, speriamo che ci saranno altre in tal senso. Grazie a tutti, grazie a Ventimiglia, all'associazione e a tanti altri che stanno in questo momento fanno delle ricerche sul mistero della morte della baronessa Di Carini. Grazie.